Ora, eccoci qua con questo trio delle meraviglie che sta spopolando a tutte le latitudini, veramente, no? Da nord a sud, con questo ultimo loro spettacolo di Mezzaluna che ha debuttato, diciamo, durante l'inverno scorso al Cometa Off, e adesso tornano qui al Manzoni per la nuova stagione. Agnese Fallongo, Tiziano Caputo, Adriano Evangelisti, buonasera a voi e Buonasera, ben grazie trovati. sempre E dell'ospitalità, ben grazie. trovati. Allora, Agnese, Sì. tu non ti fermi mai a scrivere, No, qua bisogna cioè sempre produrre, produrre, bisogna produrre. rimanere attivi. Allora, siamo sul solco delle precedenti esperienze, mi pare, no? In Mezzaluna più o meno ci Beh, siamo? sì, Mezzaluna, diciamo che chiude la trilogia iniziata Esatto. quando iniziava la guerra, che è proseguita con Fino alle stelle, e adesso appunto il terzo spettacolo di Mezzaluna, Panni sporchi qui in casa. Che già dal titolo possiamo capire che c'è Certo. una crasi tra il vetro, i panni sporchi si lavano In in casa, casa. e la cultura che è un po' lo spartiacque del binomio più antico della storia, ovvero tra il servo e il padrone, chi può friggere sempre e chi non può friggere mai. E la nostra famiglia, ahimè, non può friggere mai. Ecco, in questo binomio sul palcoscenico come si incastra Che ci sta Adriano? fa Che, ecco, Adriano? Adriano che ci Allora, fa? Adriano questa volta in realtà è colui che racconta tutta la storia, Quindi sei una perché sorta di sono narratore. una sorta di narratore, vivo il tempo presente, mentre i miei illustri colleghi sono i miei genitori, i miei nonni, la mia famiglia, il futuro della mia famiglia. Insomma, è una lunga saga familiare molto divertente con dei personaggi straordinari scritti da Agnese, e io sono innamorato in particolare di uno che è una nonna. E chiunque ha avuto una nonna che ha vissuto in famiglia deve venire a conoscere Nonna Pitta, che è Ecco, interpretata da Tiziano e Caputo. tu sei la nonna? Sono io Non appunto la sembrerebbe, nonna, però, non anzi, no, sembrerebbe. infatti, a vedermi così non si Vero? vede. Però aggiungerei chiunque ha avuto una nonna del sud, ecco, perché anche Certo. se non specifichiamo in questo spettacolo di che sud si tratta, si parla comunque di un sud Italia con un dialetto molto particolare, meticcio, abbastanza misto, non riconoscibile. E io e Agnese abbiamo appunto il compito di rievocare tutti questi personaggi della storia che sono un po' il frutto dei ricordi Di di Adriano. Adriano. Che appunto funge da narratore, che vive il tempo presente. Devo dire che questo gruppo è sempre bello coeso, È no? un Adriano, gruppo coeso coeso, tra noi tre, ma c'è un quarto c'è un qua, ecco, elemento che è il regista, chissà che è che è Raffaele Raffaele Lataglia, Attagliata, ma siamo bravo. diventati una vera e propria compagnia. In realtà siamo una famiglia, perché poi la compagnia Esatto. invece che ci produce, siamo molto felici di questo, è il Teatro degli Incamminati, che si è innamorato di questo quartetto e ha deciso di produrci. Bene, quindi Quindi ci incamminiamo verso questa nuova stagione, caro Adriano. assolutamente con grande felicità. Piacere. Quindi in scena dal 16 marzo al 2 aprile, Teatro Manzoni, Ti in mezza aspettiamo. lire, panni sporchi fritti in casa. Ti Aspettiamo, aspettiamo. Grazie, grazie ciao. sempre, Buon davvero. teatro, buon Grazie. teatro Buon teatro a sempre. tutti, buon teatro a tutti. Anche Grazie. alla nonna. Alle nonne. Alle Vai. Ciao a nonne. tutti. Ciao ragazzi, Ciao. ciao ciao.